Di solito crescono un centimetro al mese, ma perché lei li vuole tagliare molto? Vuole un caschetto. Vuole i capelli fin qui al collo. Un taglio drastico, insomma. No, no, no. Se lei preferisce così, vuole cambiare. È giusto che lo faccia. Se lei ha sempre tagliato i capelli solo un po', dato una spuntatina, e li ha avuti sempre lunghi, magari anche se adesso ha preso la decisione di tagliarli corti a caschetto, all'inizio si vedrà un po' strana, però se lei è convinta, le piacerà il risultato. Sì, strana nel senso che da lunghi se li vedrà lunghissimi come ce li ha. Se li vedrà corti, no? Però se lei vuole fare quello, si troverà contenta. Naturalmente, dopo lo shampoo, se lei mi dice io ho cambiato idea, facciamo un taglio normale e basta. Allora, sì, tanto comunque al tempo di pensare, le faccio vedere i prodotti che utilizzo. Io ho visto che lei ha i capelli piuttosto secchi, non sono molto rovinati, però sono secchi, tendenti al crespo. Quindi vorrei usare su di lei questo prodotto. È uno shampoo, esatto, sì. Oro fluido. Asia. Questo shampoo si trovano una meraviglia. Le faccio sentire il profumo. Senta. Buono, vero? Voglio usare su di lei questo shampoo. Se usate spesso.
macchinare un attimo per vedere. Tende sempre a trovare nodi. Sì. Vediamo di cercare di risolvere oggi questo problema. Se mi vuole seguire, il lavabo è di qua. Lei si deve rilassare, a tutto il resto ci penserò io. Questo momento che lei sta prendendo per se stessa, per la cura di se stessa, per la sua bellezza, lei si deve godere ogni momento. Le andrò a fare massaggio anche alla testa in modo durante lo shampoo in modo da poterla rilassare completamente. Lei nel frattempo pensa se vuole fare il taglio drastico corto che mi ha detto. Pettino un attimo i capelli da asciutti. Si trova comoda? Si sente comoda? Sì, si appoggi meglio. Abbastanza importante. Lei ora, in questo momento, si rilasserà tantissimo. Sa, molte delle mie cliente. Momento che preferiscono di più è quello dello shampoo perché si rilassano tantissimo. Il secondo step è quello dell'asciugatura perché amano il suono del phon e poi quello di vedersi belle allo specchio. Allora io adesso metto l'asciugamano così, ecco qui, così non si bagna il collo.
giusto sulle punte sto mettendo un po' di diluito con moltissima acqua. Adesso però andiamo a fare un massaggio alla testa con lo shampoo. Come si sente adesso? Sto massaggiando in questo momento sulla cute. Non è uno shampoo schiumogeno questo, no? E poi è molto delicato a contatto con la pelle. Passiamo al balsamo, ok?
Rilassante anche per me fare lo shampoo sulle persone. Sì. Mi dica quindi da quanti anni che non taglia i capelli? Tanto tempo. Sono parecchi anni. Però li ha sempre curati bene, vedo, eh. Sì, vabbè, è normale la secchezza, però... Non è un capello rovinato poi sulle punte. È normale, dopo tanto tempo. Bene, adesso andiamo a fare l'ultimo risciacquo. Possiamo andare alla postazione. Allora, mi faccia togliere l'asciugamano. Come si sente? Si è rilassata durante lo shampoo? Non avevo dubbi.
Non le farò male perché ho un po' pettinato prima i capelli al lavabo. Adesso pettino e mi dica dove vuole la riga. Di solito, dove porta la riga? Se non vuole non taglio. Ah, è decisa. Quindi è decisa a darci veramente un taglio. Bene, mi fa piacere, lei è convinta. Posso iniziare? Fin qui, mi ha detto, giusto?
soddisfatta, sono sicura che tornerò. Si guarda. Soddisfatta. Bellissimo taglio. Troppo troppo bello. Il viso. Lo sapevo. E poi il profumo lo vuole sentire. Per l'utilizzo della piastra oppure del phon. Modo d'uso.
Mi pare sia proprio a posto adesso. Sono strasoddisfatta anch'io del risultato. Le piace il risultato anche a lei. Sono contenta. Anche sulle maschere, perché io su di lei ho utilizzato il balsamo che funge un attimino da maschera, però ho anche il prodotto maschera a parte, sempre della stessa linea. Le darà tutte le informazioni possibili. Sì, alla prossima.